Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal vostro Draven. Sì, scusatemi per la voce, scusatemi se mi vedrete con fazzoletto in mano, ma purtroppo mi sono beccato un'influenza in questi 2 giorni che sono mancato e che non sono stato attivo sul canale. Perché siamo qui oggi con un nuovo vlog, il secondo del canale? Perché ho necessità di farlo, perché ho raggiunto un numero di iscritti, adesso poi andremo anche ad argomentare la cosa che ritengo importante, e poi perché voglio riassumere un po' con voi quello che voglio effettivamente fare col canale, voglio portare magari nell'immediato futuro. Questi 2 giorni, tra parentesi, mi sono serviti proprio per pensare a questo. Andiamo per gradi. Innanzitutto, nel momento in cui io sto facendo questo video, in cui adesso lo sto registrando, abbiamo raggiunto esattamente i 219 iscritti, quindi veramente un numero pazzesco da 2 mesi in cui ho avviato il canale, quindi vi ringrazio tantissimo perché è merito vostro. È merito vostro perché mi seguite, mi supportate, nel vostro mi aiutate comunque a crescere, a fare video sempre migliori, spero che vengano sempre migliori. E in tutto ciò siete voi che trasportate in avanti il canale, fondamentalmente. Sì, io ci metto la mia faccia, ci metto il mio tempo, ci metto i miei video. Però effettivamente siete voi che andate a supportare tutto il lavoro che c'è dietro, tutta la passione, spero che si noti che c'è dietro ad ogni singolo secondo registrato in ogni singolo video, per cui devo ringraziare semplicemente voi. Qualcuno di voi mi ha chiesto se avrei fatto uno speciale per i miei 200 iscritti, la risposta è no, vedrete da subito sia dal titolo ma anche dal video che sto portando ora, che non è uno speciale di 200 iscritti, non lo vuole essere. Per un semplice motivo, ritengo inutile lo speciale 200 iscritti, ma lo speciale iscritti in generale quando il numero di iscritti è relativamente basso. Nel mio caso 200 iscritti sono veramente tanti, considerato che è da 2 mesi che ho appunto avviato il canale e che non mi aspettavo assolutamente di arrivare a questi numeri, non in così breve tempo. E quindi no, probabilmente lo speciale iscritti, anzi senza probabilmente, lo farò sicuramente quando arriva, se mai arriverò a 500.000 iscritti, vi dicendo, allora sì, farò magari qualcosa di diverso, però per ora no. Quindi andiamo agli argomenti principali. Che palle. Dicevo, andiamo agli argomenti principali del canale perché voglio aggiornarvi su alcune cosucce. Innanzitutto partiamo da quella che io ho ritenuto la cosa più importante nell'ultimo vlog, ossia League of Legends. Come avrete notato, non esiste neanche un video sul mio canale di League of Legends, e il motivo è molto semplice, ve lo voglio spiegare. Perché io purtroppo, come monitor di PC, ho una merda. Nel senso che è una sorta di quasi quadrato, più o meno, non ha le stesse misure, cioè non è un quadrato ma ha misure uguali fondamentalmente, e ha una risoluzione di merda proprio per via delle sue proporzioni. Io ci gioco con questa risoluzione, anche se è una stronzata effettivamente, però non intendo portarlo sul canale, cioè perché voi vedreste un gioco un pochettino sproporzionato rispetto al normale, quindi è brutto, cioè se devo portare dei video come finora ho fatto, li porto se so di poterli fare bene, sia a livello qualitativo, cioè come me come persona, sia a livello proprio qualitativo video, quindi rispetto a quello che dovete vedere rispetto al gioco. Aperta e chiusa questa parentesi, League of Legends ancora è in fase di stand-by, perché intendo portarlo sicuramente e non mi rimangio le parole che ho speso nell'altro vlog, ma lo porterò se mai riuscirò ad avere un monitor decente che mi permetta di registrare in modo decente. Rainbow Six e The Division, altre parentesi veloci. Rainbow Six sta andando da Dio, cioè mi sta facendo dei numeri esagerati, ragazzi. Io non so se avete presente l'ultimo video, per chi l'ha visto, se non l'avete visto andate assolutamente a guardarlo perché credo sia il miglior video di Rainbow Six che io sia riuscito a portare sul canale. Quello riguardante il comeback, io la lobby e il comeback, se non erro il titolo era questo. Non ricordo neanche più i titoli che do ai miei video, sono una merda umana. Quel video da solo in una sera, ragazzi, mi ha fatto la bellezza di 16 iscritti. Cioè, ragazzi, parliamo di 16 iscritti con un singolo video. Credo sia la cosa migliore che sia riuscita a fare, almeno a livello proprio di statistiche, di numeri nel canale. È bellissima come cosa. Quindi, questo è solo un modo per sottolinearvi quanto il canale stia realmente andando bene. Sto riuscendo ad accumulare un casino di visual, un casino di iscritti, anche magari quando non faccio nulla. Cioè, in questi 2 giorni, 2 giorni che sono mancato, in cui sono stato assente, sono riuscito a beccare iscritti senza effettivamente aver fatto nulla. Quindi, per me è bellissima sta cosa. Beh, veramente vi ringrazio, ragazzi, vi ringrazio. E spero che
tutto l'impegno che io ci sto mettendo dietro a tutti i miei video si veda e che posso essere effettivamente motivo per attirare, insomma, effettivamente le persone a iscriversi al mio canale. Quindi per ora sono contento di ciò che sto facendo. Però perché vi sto facendo tutti questi aggiornamenti? Perché voglio rendervi partecipi di ciò che, cioè di come voglio strutturare il canale. In questo caso Rainbow Six voglio portarlo più spesso. Se vi sto portando adesso a settimana due video di Rainbow Six, l'ho avuto lì, cercherò da oggi in poi di portarne 3-4, quindi quasi il doppio rispetto a magari a quanti video sto realmente portando sul momento. Perché vi dico tutto questo, ragazzi? Perché voglio fare tutto questo? Per il semplice motivo che Rainbow Six si sta rivelando veramente il titolo chiave del canale, cioè un titolo che mi sta portando veramente ottimi risultati e con cui io mi sto trovando ovviamente benissimo. Per cui voglio aumentare la quantità di video, ovviamente spero anche la qualità, sia chiaro, che porto su questo titolo, perché voglio che sia questo il gioco che traina effettivamente per ora, almeno più a lungo possibile, il mio canale e quindi tutti i miei iscritti, voi compresi. Voglio dare più senso alle vostre richieste, cioè se voi mi chiedete porta questo, io cerco di portare quello. Se mi chiedete di portare un Minecraft, sognatevi che io ve lo porto. Detto questo, The Division, stesso discorso in parallelo a quello che ho appena descritto circa Rainbow Six, ma con una conferma più che con una modifica. Finora The Division l'ho portato con una cadenza settimanale, cioè un video a settimana più o meno, pochi giorni in più, pochi giorni in meno, insomma, salvo ritardi. E anche quello veramente tantissimi, tantissimi risultati. Cioè io ogni volta che una volta a settimana porto The Division, ho la sicurezza, ancora prima di caricare quel video, che mi farà un casino di visual, un casino di like, un casino di commenti e veramente tanti risultati. Cioè, paradossalmente, non dico che è meglio di Rainbow Six, ma comunque navigano sulla stessa lunghezza d'onda, quindi è una cosa che mi fa super piacere. Per cui, The Division confermato una volta alla settimana, anche perché portarlo più volte significherebbe togliere dello spazio a Rainbow Six, in questo caso, comunque altri titoli. Quindi, il tempo che posso evitare di spendere così, tra virgolette, inutilmente con The Division, vado a spenderlo modo, non dico migliore, ma comunque in altrettanto bene con altri video, con altri tipi di. Se no farò il nostro eroe a chiudere un cazzo di vlog senza doversi pulire ogni volta il naso. Poi, Quantum Break non sta andando bene, ragazzi, per nulla. Infatti, per più volte ho pensato, dai, Quantum Break non lo portiamo più sul canale. Però sarebbe una presa per il culo per me, cioè a me stesso, e una presa per il culo a quei pochi di voi che effettivamente si sono appassionati a questo titolo e che lo stanno seguendo e lo stanno supportando a mo' di like, commenti e tutto il resto. Quindi, Quantum Break continuerò a portarlo, ragazzi, assolutamente, ma con una cadenza molto inferiore rispetto a quella che ho avuto finora. Per cui Quantum Break non finisce sul mio canale assolutamente, ma ci sarà meno, quindi più spazio per il resto. Altro progetto invece che ho avviato sul canale, quindi come titolo da portare, è stato FIFA che è una strada a metà tra Quantum Break, che è un quasi totale fallimento, e un Rainbow Six barra The Division, cioè è nella media, è in mezzo tra i risultati che ottengo. Ho voluto provare a lanciare la serie del Foot Draft, che a parte che mi piace, cioè non è che lo faccio così solo perché in tanti lo fanno. Vi ho già spiegato qual è il mio punto di vista su chi fa le cose per moda. Io non sono uno di quelli assolutamente. Sul canale porto cose che mi piacciono, giochi che mi va di usare, che mi va di condividere con voi. Quindi levatevi dalla testa il fatto che il sottoscritto Draven possa portare cose perché lo fanno gli altri. O più o meno, nel senso, l'ultimo video di Food Draft l'ho fatto perché molti lo fanno e perché mi andava anche a me di farlo. Cioè, mettete caso che lì avrei fatto. Cazzo, il coso degli occhiali. Mettete lì che avessi fatto, non so, un 191 e avrei magari, non so, raggiunto l'obiettivo mondiale del Foot Draft. Cazzo, non l'avessi registrato, mi sarei mangiato sicuramente le mani. Quindi ho detto, vabbè, fanculo, registrato, lo registra su FIFA. Registriamo Food Draft. Vedetela in questo modo, ecco, non vedetela come tu devi andare a fare le cose di FIFA come tutti. No, maledizione. Però perché vi dico questo, ragazzi? Perché vi sto facendo tutto questo riassunto? Perché credo che per voi sia importante, cioè capire, io sto seguendo un canale, ma cos'è che questo canale mi deve dare? Cioè, a me iscritto, a me visitatore, cos'è che deve dare un canale? Cos'è che fa? Cos'è che ha fatto e cos'è che farà?
Quindi per voi è importante perché dovete capire che cosa vi deve legare ad una persona, alla figura di uno che fa video su YouTube, che vi deve legare ad un canale in particolare. Quindi io voglio questo. E in questo vlog vi voglio annunciare un... non è un progetto, no, un progetto no, però una nuova tappa del canale. Può essere magari troppo presto, magari sto avanzando troppo, però lo voglio fare. È una cosa che fa comodo a me, molto comodo, mi fa anche piacere, ma che fa comodo anche a voi, molto comodo. Il gruppo Telegram, ragazzi, il gruppo Telegram ormai lo fanno tutti gli youtuber più famosi, che seguo anche lì ovviamente, cioè non seguo solo su YouTube, ma ho iniziato a seguirli anche su Telegram. Per chi non conoscesse Telegram, ragazzi, Telegram è un social come WhatsApp, diciamo, ma che funziona in modo leggermente diverso, almeno nell'ambito YouTube. Con Telegram si ha la possibilità di creare un canale, che in realtà è una sorta di gruppo chat, per intenderci, dove però l'unico che può scrivere e postare cose è il creatore del gruppo. Io vi, non so, linko i video YouTube quando escono, in modo tale che voi in tempo reale sappiate già, almeno per chi non segue la pagina Facebook, quando il video è effettivamente disponibile. Magari vi posto delle boiate, la prima cosa che magari mi passa per testa lì non ho un cazzo da fare, vi scrivo una cazzata, o vi riporto degli score, dei risultati o delle notizie che non posso darvi magari nei video e che magari per un motivo o per un altro non posso darvi neanche su Facebook, o ancora ve le do su Facebook magari non tutti seguendomi perché non tutti hanno Facebook, non tutti lo usano, non tutti va di seguirlo in quel modo, non possono ovviamente magari conoscere. Apro fondamentalmente in modo ufficiale il gruppo Telegram. Per cui ragazzi, questo vlog finisce qui, fondamentalmente un vlog di riassunto, di resoconti, di ringraziamenti soprattutto, e niente di particolare, magari anche noioso, spero di no, più che altro perché io quando sono influenzato sono veramente molto irritabile, e non riesco ad essere magari più spigliato come al solito magari posso apparire nei miei video, quindi perdonatemi. Chiedo come al solito di lasciare un bel like di supporto al video e a tutti i miei video sul canale. Commentate qui sotto, fatemi sapere innanzitutto cosa ne pensate di tutti questi risultati, cosa ne pensate dei piani per il futuro rispetto alle serie che sto portando, e fatemi sapere soprattutto il vostro parere, il vostro interesse al gruppo Telegram, perché è veramente per me importantissimo saperlo. Quindi mi raccomando, datemi una vostra opinione. Voglio vedere tantissimi, tantissimi commenti qui sotto. Infine, come al solito, vi chiedo di lasciare un bel like alla pagina Facebook, che vi linkerò sempre qui sotto e sotto ad ogni mio video. Non c'è bisogno che vi dica nulla. Seguitemi anche lì se avete piacere, mi raccomando. Siamo cresciuti tanto, anche lì mi arrivano tanti like, tante richieste. Mi hanno cercato alcuni di voi in privato, mi hanno fatto ovviamente i complimenti, quindi vi ringrazio anche a voi che mi avete cercato, mi avete fatto i complimenti lì, e che mi hanno chiesto se potevano aggiungermi anche su live, sull'Xbox One. Assolutamente, ragazzi, non dovete neanche chiedermelo, cioè voi mandatemi la richiesta, magari allegate un piccolo messaggio con: ciao, sono Tizio, ti seguo sul tuo canale YouTube, almeno so che magari mi avete aggiunto perché avete visto un mio video, perché magari mi seguite, o semplicemente perché mi odiate, siete degli hater e volete offendermi su live, va bene lo stesso. Quindi ragazzi, grazie, 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 fa solo piacere una cosa del genere. E per il resto nulla, ragazzi, io vi lascio con appuntamento al prossimo video, che sarà con tutta probabilità su Rainbow Six, anzi sarà sicuramente su Rainbow Six. Per cui ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Porca puttana, porca puttana.